finalmente anche qua con noi al quarto scomodo, eccolo! Buon sorriso, Angeli. Spiegaci un pochino meglio cos'è lo psicomago e poi com'è nato questo. Ma psicomago perché sono un po' diverso da tutti gli altri, io faccio delle cose strane, in un certo senso comiche e divertenti, ma molto, molto approfondite. Per esempio, sai cos'è il terzo occhio, no? La chiaroveggenza. Sì. Beh, io uso molto la chiaroveggenza, infatti io ho scritto qui, in questa bustina, quello che ancora deve succedere tra noi. Guarda, e per non manomettere nulla, io guarda, ce l'ho qui al petto, nessuno può dire che la tocchi. È lì. Ok. Allora, sei di bello, sei in Basilicata, giusto? Sì, Basilicata, Lauria, il paese di Rocco Papaleo. Ah, ecco, che bello. Quindi è un paese di artisti, eh? Eh sì, gli artisti sì, perché non dimenticando che abbiamo anche a Malatea ogni anno il Festival del Cinema. Ah, che bello, sì, bellissimo. In realtà non sono mai stata in Basilicata, però conto di venirci presto. C'è Malatea, il mare, c'è Matera, Era l'erba. disastri, certo. No, no, molto bella la Basilicata, tra l'altro al giacimento di petrolio più grande d'Europa. E Quindi... poi ce lo prendiamo dagli altri. Esatto. Senti, sono praticamente 40 anni che tutti, insomma, stai Infatti, mago. sì, quest'anno, Sì. poi festeggerò o magari tutti insieme 40 anni del mio primo spettacolo al Cinema Teatro che ho fatto qui a Lauria, Cinema Teatro Ex, che si chiamava Cinema Teatro Spagnuolo. Adesso non c'è più. 1980 è stato proprio quello pubblico. Senti, ma invece il nome Psicomago, perché io ho visto un po' di video e mi sembrava che te l'avessero dato un po' dalla televisione poi, questo, oppure l'avevi scelto? Sì, infatti me la, quando fui da Mike Buongiorno, il programma di l'emozione ma non mi viene, insomma, quello di Mike Buongiorno di Michele Guardì, quel programma lì, proprio Ah, cos'era? Lascio raddoppia? No, boh, non mi ricordo. oh, pensa un po' proprio. Qualcuno adesso lo scriverà e ce lo ricorderà. È Bellissimo. l'emozione anche per stare vicino a te, di fronte a te. Sembra strano, anche i maghi si emozionano. Ma Carlo, ma tutti Fatti emozioni. vostri, A parte fatti Carlo, vostri. ma in realtà ti chiami? Calogero. Calogero, però Calogero come mago era bello pure da usare, no? L'hai così, Ma l'hai questo mangiato. termine me lo diede direttamente quando abitavo a Rimini, un agente, sto parlando degli anni 90, mi disse: perché non facciamo Carlo Fox, Carlo Fox, Carlo Fox? Ti piace a te? Piace pure a me. E poi direttamente lo psicomago me lo diede Magali. Ah, infatti, io ho visto il video che Magalli dice Il programma Fatti Vostri, sì. ti avevano chiamato così. Senti, ma però ti emozioni spesso, perché ho visto pure un video, insomma, no? Il video dove la magia purtroppo non è uscita fuori. Che è successo quel giorno? Raccontaci. C'era la porta chiusa. La porta chiusa. Non è uscita fuori. È una battuta. No, che io veramente, quando la ragazza, la giornalista, mi disse direttamente: guarda che qui siamo in diretta, non ci abbiamo molto tempo. Questa parola, il sangue dal cervello è andato ai piedi. Ti ha messo Mi l'ansia. sono bloccato. Non ho capito più un tubo. Il tubo cattolico della televisione. Non ho capito più nulla. Mi sono sconfuso. Pazienza, però da lì è uscito. Se non ci fosse stato quello, non ci saressimo qui. Comunque, diciamo che poi quel video è diventato un po' virale, un po' girato, ma Sì. soprattutto ti hanno un po' preso in giro quelli della Zanzara, cioè Giuseppe Sì, mi hanno Cruciani. chiamato il giorno dopo. Ah, Sì, mi hanno chiamato. Mi hanno fatto sì, mi ha chiamato proprio Giuseppe. però Mi ha poi chiamato.
Ti ha chiamato Giuseppe, avete parlato in diretta alla Zanzara. In diretta, mi ha detto, oh, ma lo vuoi rifare a me così? Gliel'ho fatto in diretta, è andato benissimo, ha funzionato, anche perché lui mi ha fatto mettere a suo agio, non c'era fretta, non c'era qua di... Carle, vai con calma, vai tranquillo, fai, se no lo stress... Eh sì, perché tu hai detto lo stress, niente, ma lo stress è un disastro. Scusa, non mi sono mai svegliata alle 4, mai. Perché Potenza da qui ci vogliono 2 ore di strada. Ah, cavolo. Io alle 7 dovevo essere lì, perché alle 7 iniziava direttamente il programma, in diretta. Pensa un po' come mi sento. Certo, però il programma... Lui era... mi ha fatto, scusi, ma qui non ci abbiamo... E io mi sono papinato. Vabbè, senti, ma lo poi lo anche vuoi sulla dire? 7 è andata bene, dai. E infatti, bravo, allora, aspetta un attimo perché tu mi stai tirando fuori qui un sacco di cose. Allora, intanto era un programma, era il telegiornale, quindi insomma... Telegiornale regionale della Basilicata. Esatto, non si è capito come il telegiornale alla mattina faceva i trucchi, vabbè, comunque. Quindi magari ecco già lì e potevano chiamarti in un altro orario, no? Per dire, va bene, poi... Il programma iniziava a quell'ora. Quindi vabbè, insomma, era un po' antipatica sta ragazza, diciamolo. No, è stata simpatica, anzi bisogna ringraziarla. Scherzo. Bisogna ringraziarla perché se non ci fosse stato quel momento che lei muoversi, non sarebbe successo quello che È adesso è vero, successo. hai ragionissima, hai ragionissima. No, poi alla fine sei andato qualche mese fa, mi pare, sei andato da Propaganda Live alla 7. No, no, il 7, quello l'abbiamo fatto il 4, il 7, 3 giorni dopo. Ah, va bene, subito. Subito, subito. Sei andato da Propaganda Live, allora no, ho visto una data sbagliata, colpa mia. E hai rifatto il Il gioco. 21, il 21, il 21 poi sono stata alla corrida con Corrado. Ah, La ok. corrida di Corrado con Carlo Conti. Un sacco di programmi, un sacco di cose, fantastico. Poi sei andato a Propaganda Live e loro ti hanno dato la seconda possibilità e è andato tutto bene, anzi molto, molto bello, molto carino il video, molto divertente, con Diego Bianchi, insomma, simpaticissimo. E quindi gli hai dimostrato, insomma, così. A Cruciani hai già risposto, quindi io volevo fare questa cosa, rispondiamo a Cruciani, ma invece avete già fatto. Gli vuoi mandare un messaggino? E beh, gli dico direttamente che deve stare tranquillo che la zanzara non muore. E dimmi un numero da 1 a 10. Un numero ti devo dire da 1 a 10? 7. Vedi? L'avevo previsto. 7. Incredibile! Fantastico, fantastico. Bene, bene, bene. La cosa, come dicevo, importante è qua. È Io là. Quello che voglio fare... Tu sei Vanessa, giusta? Sì. Giusto? Sì. Vanessa non è mai la stessa. Mai. Sì, ho fatto un gioco, vedi, con la mia faccia. Ah, che Ho bello! personalizzato delle carte che abbiamo 4 Jack, 4 Re, Sì. 4 Donne. Ok, di queste 4 qui, questi 3 poker, tu devi scegliere un poker. Quale scegli di questi 3? Oddio, non mi ricordo più niente, aspetta. Jack, 4 Donne e 4 Re. 4 re. I 4 re, benissimo. I jack non li hai scelti, i re li hai scelti e le donne non le hai scelto. Stai facendo tutto tu. Ok, guarda che è scritto qui, eh? Hai scelto i 4 re, come quando fuori piove, cuori, quadri, fiori e picche. Ok, bene. Mi dai 2 di questi re, cuori, quadri, fiori o picche? Te li devo dire? Sì. Cuori e picche. Cuori e picche, cuori e picche, queste 2, li dai a me. A te cosa rimangono? Fiori e quadri. Bene, secondo te tu devi andare a cena con uno di questi re, questi cavalieri. Con quale vai? Vado con i fiori. Con i fiori. Io chi sono? Io sono il mago. Mago. Cosa hai lasciato al mago? I fiori? No.
No, scusa, ho sbagliato. Cosa hai lasciato al mago? I quadri. I quadri. Tu potevi lasciarmi i fiori al mago, potevi prendere le donne al mago, potevi prendere i Jack, ma alla fin fine tu mi hai lasciato a me. Tu personalmente hai lasciato i quadri, ok? Io cosa ti avevo detto? Che quello che doveva accadere era già qui. Cioè. Adesso io prendo la busta, apro Carlo Fox previsione, guarda. Na, 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 na. Vai Carlo. Bravissimo, bravissimo. Scappa di quadri. Cosa ancora più bella, sai qual è? Che ho fatto che sembra una sorpresa per te. L'ho creata stanotte, per te, per voi. Guarda il nostro manifestino di oggi, dentro una bottiglia, dentro una cornice. Che carino. Ma come l'hai realizzato? Scusa, è una ceramica. Che so. Senza voglia di amare, di fare. Ma non è finita qui. Io qui dentro, davanti a te, metto un bigliettino Sì. qui, farò testimonianze video, perché questa bottiglia, c'è un bigliettino dove dice chi troverà la bottiglia, c'è la mia mail, mi scriverà e sarà ospite a casa mia nella Basilicata. Wow, E che quando la butterò bello! al mare, una di queste, automaticamente voi vedrete e documenterete che è tutto reale. Wow, che bello! Chissà, magari una sirena, magari, eh? Magari. Ma sei sposato, Carlo? Sì, con una donna. Sei con una donna, non sei sposato? Sì, c'ho due Ah! ragazzi, uno di... Indovina quanti anni hanno i miei ragazzi? Due Non lo so. maschi, Due maschi. 39 e 40. Ah, complimenti! Ah, ma. Non si vede? Sono Ah, 40 anni, sono 41 anni che sono sposato ad agosto, 41. no. Ah, che bello! Quindi si festeggia veramente la carriera, il matrimonio, tutto quest'anno. Si festeggia tutti i Fantastico. giorni quando ti svegli e vedi negli occhi i tuoi ragazzi. È già festa. Bravo. Bravissimo. È già questa. Che bello, queste sono veramente delle belle parole, mi fa piacere. Ma c'è anche un sacco di nipoti, ho visto. Nipoti, ce ne avrò una cinquantina, nipoti e pronipoti. Nipoti e pronipoti. Figli hanno figli, ma non solo questo, una sorella e un fratello non si sono sposati, non hanno, se no quanti ne No, qui proprio non finivamo più, facevamo, avete ripopolato praticamente il paese, cioè è La vostro. cosa più bella che mia mamma ha fatto proprio solo la mamma. 9 figli. In realtà ne ha fatti 11, ma quelli che ha portato in porto sono 7. Siamo 3 femmine e 4 maschi. Carlo, ma con 9 figli e cioè 7 figli da accudire, ma che altro poteva fare? Cioè, non c'aveva il tempo per fare altro, porella. È bello. Noi ci lamentiamo adesso se non abbiamo il cellulare, se non abbiamo la pasta asciutta, se non abbiamo la bistecca come vogliamo noi. Ma tu pensa ai nostri genitori cosa hanno fatto per portarci avanti. No, ma su questo hai completamente ragione. Adesso viviamo un tempo dove si consumano le cose molto velocemente. Invece non diamo più tanto valore alle cose che abbiamo perché le diamo per scontate. È vero. È Come avete stato proprio fatto? adesso. Come? Adesso, questo tempo che si è fermato, questo ha fatto capire in realtà chi siamo. Io ho Bravo, eh. trovato la libertà in questi 4 mesi. Ho capito di essere attore, di essere cantante, di essere scrittore, di essere artista. Ho capito delle cose che erano dentro di me. Mi ha aperto veramente un mondo. Ma non solo. Ha respirato la terra, ha respirato il mare, ha respirato l'uomo, eccetera, eccetera. Secondo me, ogni 10 anni, fermarsi un mese, tutto il mondo non fa male. Così respira, Allora, si rigenera il sì. mare, si rigenera la terra, si rigenera tutto, eh? Come dicevi tu poc'anzi, troppo veloci, troppo Troppo veloci. veloce, è vero, troppo, troppo consumo, troppo. Non facciamo in tempo a godere le cose che già le abbiamo buttate via. E no, d'accordissimo, ma quindi cioè, fai proprio una proposta ogni 10 anni, cioè facciamo una proposta.
a un mese di fermo, un mese. Politici, facciamo questa proposta. Noi un mese ogni 10 anni, stop, ci fermiamo. Ma non dimentichiamoci che io off topic, non so se conosci Radio 24, off topic, avevo fatto la previsione anche che noi ci abbracceremo nei primi 15 giorni di luglio, l'ho detto a marzo, eh. Ah, vedi, ma tu sei mago, con questo io ti ringrazio veramente tanto di essere stato grazie, con noi. Grazie a voi. Grazie del video che ci hai fatto, che era meraviglioso, grazie per tutto l'entusiasmo, veramente, perché quello proprio... te lo mando per essere sicura che la previsione e la magia che tu hai fatto era esatta. Era quella. Ringraziamo Andrea Roncato che ha partecipato anche lui praticamente a questo gioco. E grazie ancora di essere stato con noi, veramente. Grazie. Grazie a te per qualsiasi cosa a disposizione. Grazie. Ti saluta tanto anche Ania e anche Linda ti saluta che mi sta scrivendo. Un bacione. Salutaci la Basilicata. Buon sorriso, come no. Ciao.